Un problema da risolvere in fretta, una giornata per segnalare la necessità della prevenzione e le difficoltà degli ammalati. L'ANED, l'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, si è ritrovata in Piazza della Vittoria a Taranto in occasione della 30ª giornata nazionale del dializzato. Il messaggio primario è prenditi cura dei tuoi reni anche se non si fanno sentire, ma è stata anche l'occasione per chiedere a gran voce la riapertura del centro dialisi di Torricella. Una situazione che sta mettendo a dura prova tantissime famiglie della provincia orientale e non solo. Abbiamo ascoltato Antonio Giacovelli, segretario regionale dell'ANED. Su Torricella la vostra richiesta è molto forte. Sì, la nostra richiesta è quella di una riapertura prima possibile, perché soprattutto i pazienti ci chiamano per tutti i gravi disagi che loro hanno. Considerate che una dialisi dura 4 ore, il viaggio di andata e ritorno dura 2 ore e quindi è sono 6 ore di una stanchezza enorme per questi dializzati, un disagio enorme. Ma soprattutto chiediamo alla direzione della ASL di veramente riaprire subito, in base alle normative e alle leggi vigenti, una nuova struttura che possa veramente venire incontro ai pazienti.